Vorrei parlare velocemente di tre cose. La prima, quella che mi sta più a cuore, attenzione, non che altre situazioni lavorative non mi stiano a cuore, assolutamente. Ma siccome sono cresciuto, siamo cresciuti, affrontando quelle che sono le problematiche dell'identità sessuata, volevo continuare a parlare di questo fino a quando, giustamente, come diceva Giovanni, fino a quando l'ultimo lavoratore non sarà full-time. Noi non abbiamo mai brillato, non siamo mai usciti da un ministero sfogliando chissà che cosa, siamo stati sempre con i piedi per terra e continueremo ad essere con i piedi per terra. In questi giorni abbiamo contattato più volte la politica perché è quella di cui abbiamo bisogno. E voi avete visto sicuramente il video che abbiamo fatto, il collegamento che abbiamo fatto con Luigi Gallo, il Presidente della Commissione Cultura, che finalmente, dopo anni di girovagare per la Sicilia e per il resto d'Italia, finalmente ha detto la verità. Dei 4.000 ex del SEVAT, non delle 3, niente. Dei 4.000 lavoratori che sono rimasti fuori, non gliene può fregare di meno, perché è un discorso che va fatto a livello di tavolo del Ministero del Lavoro, ma prendetevi conto. Allora li avrete presi per i condebiti, fino a questi lavoratori. Lasciamo stare per un attimo quelli che sono a part-time. Parliamo di quella che è la tragica situazione di chi è rimasto fuori e non sa che cosa fare. L'altro ieri sono arrivate delle comunicazioni tramite il telefonino dei lavoratori della Papalini. Dalla prossima settimana statene a casa perché non abbiamo più bisogno, in base all'articolo X, all'articolo GAE. Questa è la realtà di oggi ed è una realtà che noi stiamo cercando di affrontare nel migliore dei modi, contattando sia la politica che soprattutto cercando di portare in piazza i lavoratori, perché i lavoratori, specialmente questi che sono rimasti fuori, riferisco ai 4.000 dopo anni di battaglia, sono stanchi, siamo tutti un po' stanchi e sono stanchi. Questi lavoratori sono stanchi e delusi per gli altri lavoratori, quelli che sono a part-time, perché non si era mai detto che in un ministero della pubblica istruzione o in altri ministeri ci siano lavoratori a part-time. È assurdo, è allucinante. L'abbiamo scoperto con Luigi Gallo, vedi? L'abbiamo scoperto con Luigi Gallo, con il video che abbiamo fatto, con il collegamento che abbiamo fatto con Luigi Gallo. Poteva essere un po' più corretto, avrebbe potuto dire ai lavoratori, specialmente l'ultimo incontro che hanno fatto qui ad Enna, potevo benissimo dire, ragazzi, vedete che non è per tutti il lavoro. Il lavoro è per una parte dei lavoratori, non per tutti. Comunque, noi non ci fermeremo sicuramente alle dichiarazioni dell'onorevole Luigi Gallo. Andremo avanti con la nostra caparbietà e siamo un po' testardi, ci conoscete ormai, no? Qualche anno in più, però la testardaggine, siccome viene da dentro, uno se la conserva. Siamo testati e continueremo ad esserlo. Un altro breve, brevissimo passaggio volevo fare con gli operatori igienico. Altri lavoratori presi per i condelli, altri lavoratori che si ritroveranno, non certamente perché la battaglia su questo la faremo, ma lavoratori che si ritroveranno in mezzo alla strada, in poche parole, perché il loro servizio presso le scuole è stato affidato, vorrei capire come, è stato affidato, dicono ai bidelli. Ieri siamo sentiti con un politico per una ventina di minuti, il quale mi prospettava due cose. La prima, un albo dove inserire i lavoratori igienico-sanitari, un albo. Secondo, il pagamento di questi con i voucher. Ma di che stai parlando? E stiamo parlando di un politico che non è che è di un politico che è all'opposizione, di un politico del Movimento 5 Stelle che dovrebbe essere quello che dovrebbe in un certo senso dire ragazzi, qui dobbiamo sistemare tutti. Un albo che non serve a niente, io ho scritto su un gruppo l'altro ieri, non so, sì, giusto, ieri, ho scritto, ma un albo a che serve? A far morire i lavoratori in un pezzo di carta, perché così è. Cioè istituite un albo dove inserite questi benedetti lavoratori e lo fate morire lì, perché sarà un albo statico, non sarà un albo che ti consente di essere utilizzato dopo.
secondo il mio modesto parere, è un albo così, tanto per... Allora io invito i lavoratori, l'ho detto anche a questo signore del Movimento 5 Stelle, deputato regionale, con il quale ci siamo scambiati un po' le vedute, ho detto io, noi la prossima settimana saremo a Palermo con tutti gli operatori di questo igienico scolastico e porteremo i genitori e porteremo anche i bambini che hanno bisogno di questo servizio. Ragazzi, noi siamo distanti da questa realtà, ma ci sono realtà drammatiche, realtà che vanno affrontate, realtà che il governo della regione Sicilia, pur essendo un governo a statuto speciale, si dovrebbe vergognare. Si dovrebbe vergognare, perché non è possibile che è un diritto leso, che è il diritto allo studio e dopo il diritto al lavoro, ma prima il diritto allo studio di lavoratori che sono portatori di handicap, ed è vergognoso. Terza situazione, abbiamo conosciuto in questi giorni i lavoratori della PFE che lavorano presso gli ospedali di Piazza Armerina. Sono stato, come dire, orgoglioso di averli conosciuti, fiero di averli conosciuti. Mi buttano sul tavolo problemi a mai finire, problemi di mascherine, problemi di lavoro, problemi di buste paghe. Non è cambiato nulla rispetto a quando ci lavoravate voi o Papalino, però sono PFE, sono tutte uguali, tutto lo stesso brodo. A questi naturalmente abbiamo detto e lo abbiamo anche ottenuto un incontro con la PFE, vi voglio fare un quadro chiaro di quello che stiamo facendo come organizzazione sindacale. Venerdì prossimo ci incontreremo alla PFE sede di Caltanissetta per discutere proprio di questo. Mi dispiace che Ines non è presente, Ines è una lavoratrice dell'ospedale di Piazza Armerina, ed è una di quelle molto, molto battagliere, quella di cui ha bisogno questa organizzazione sindacale, ha bisogno proprio di lavoratori che portino avanti delle questioni che sicuramente, conoscendoci e ci conoscete, riusciremo in un certo modo a portare avanti. Terzo punto. C'è una grande questione in Sicilia, e credo anche nel resto d'Italia, ma più in Sicilia. Giovanni, non lo catturia, Mamadou. Ed è la questione degli immigrati. Catturi nel senso di andare a prendere, ed è la questione degli immigrati. Io devo dire che sugli immigrati non ho una grande preparazione, però dico, c'è Mamadou che è meglio di me lo spiega. Lui vive ad Agrigento, è sposato, stamattina ho conosciuto sua moglie, è un avvocato, ho conosciuto la sua bimba bellissima, 4 anni, è alta così. Parliamo di immigrazione, io non sono molto preparato, quindi ti chiedo di affrontarlo tu brevemente. Grazie.